Buonasera web spettatori, Gilda TV per informarvi. Il mondo della scuola incontra parlamentari di Camera e Senato sul DDL La Buona Scuola. Siamo nella piazza del Pantheon a Roma per seguire l'Assemblea Popolare. Intanto la Camera ha sospeso i lavori per un'ora. Dopo aver approvato gli articoli 1 e 2, sentiamo alcuni interventi. Diceva Mimmo Pantaleo prima che le hanno provate tutte, hanno provato anche a dividerci, ma questa sera le bandiere dei 5 sindacati rappresentativi della scuola stanno qui tutte insieme perché non riescono a dividerci e continueremo insieme fino alla fine questa battaglia. Voglio dirvi, senza ripetere ciò che è stato già detto, accennare il mio disgusto per alcune forme di grave scorrettezza che sono state usate. Io considero molto scorretto ciò che ha fatto il Presidente del Consiglio, e cioè andare davanti alla lavagna e elencare 5 punti, no? L'alternanza scuola-lavoro, la cultura umanista, umanistica, i soldi agli insegnanti, l'autonomia e la continuità. Ma cari colleghi, questi 5 punti non hanno nulla a che fare con le cose che noi contestiamo, e questo è un esempio di mistificazione, perché ci vuol venire a raccontare che noi siamo contro l'alternanza scuola-lavoro, a dare più soldi agli insegnanti, siamo contro la continuità didattica, ma queste sono delle balle. Non ha toccato il fatto fondamentale che noi siamo contro al modello autoritario di scuola che si sta prefigurando, siamo contro a un modello di scuola che è irrispettoso verso la Costituzione, perché l'articolo 97 della Costituzione dice che la pubblica amministrazione è improntata a criteri di imparzialità, e imparzialità vuol dire che quando assumo, chiamo, indico e valuto devo avere dei criteri oggettivi e delle graduatorie. Non esiste la discrezionalità della singola persona. Ci sono dei gruppi di colleghi che stanno già ragionando su un sistema anche diverso di lotta dal solito, che è interessante, e cioè invece che bloccare gli scrutini, attuarli col massimo dello scrupolo, andando a prendersi gli elaborati uno per uno, a leggerli, a esercitare semplicemente il diritto di controllo e a prolungarli a tempo indeterminato per tutta l'estate. E vi saluto, bravo, le vacanze, perché vuol dire che allora noi nelle scuole ci resteremo anche durante l'estate per protestare contro questo disegno di legge che riteniamo inaccettabile nei suoi principi fondamentali. Hanno cominciato con l'altra mistificazione, la minaccia per spaventare gli insegnanti: se sciopererete durante gli scrutini arriverà la precettazione. Siamo arrivati addirittura all'intimidazione. Colleghi, noi conosciamo perfettamente le norme che regolamentano il diritto di sciopero e non ci discosteremo di un millimetro da quello che ci è concesso, perché non esporremo mai i colleghi nelle scuole alle rappresaglie, alle multe e alle precettazioni. Colleghi, non è il sindacato che cerca potere, come hanno detto questi signori, in modo offensivo verso i sindacati e verso la categoria. I sindacati sono semplicemente uno strumento attraverso la quale la nostra categoria, compatta a stragrandissima maggioranza, esprime il proprio no indeflettibile a questo disegno di legge. Grazie colleghi. Bravo! Siamo qui in questa piazza a rivendicare in primis il nostro contratto di lavoro, che oramai è scaduto da tempo. Non è possibile, è l'unica categoria lavorativa in cui non abbiamo avuto nessun tipo di riconoscimento in questi anni. Non è possibile dare ad una sola persona il ruolo di valutatore di più persone, senza nessun criterio di trasparenza, senza nessun... Ora gli studenti non possono valutare il nostro lavoro quotidiano. Non è possibile, saremo l'unico paese al mondo in... Le riforme sono fatte per trasferire il potere nelle mani dei molti. Noi siamo impegnati in una battaglia in Parlamento. Abbiamo poche cartucce da sparare, perché gli emendamenti che abbiamo presentato, già limitati,
perché il Partito Democratico e il governo ha scelto di collegare questo provvedimento al documento di economia e finanza e quindi nei fatti ha contingentato i tempi e limitato il numero degli emendamenti. Per questo appuntamento che arriva dopo un mese di mobilitazione, avete cominciato a metà aprile a Piazza Santi Apostoli e sono stati passaggi importanti, perché non è vero che le mobilitazioni sono state inutili, il testo è cambiato, ci sono stati dei passi avanti sui poteri, sul programma formativo, dei passi avanti per l'assunzione degli idonei. È evidente però che sui punti decisivi non ci siamo e per questo tanti di noi sono qua, abbiamo presentato degli emendamenti, li stiamo discutendo, lunedì e martedì li discutiamo. Ci sono due punti fondamentali che vogliamo cambiare. Il primo riguarda, come sapete, il potere dei dirigenti scolastici, dei presidi, di chiamare gli insegnanti. Voglio dire a tutti noi, a tutti i miei colleghi, al governo, attenzione, non si può fare un intervento sulla scuola che non trova consenso dalla stragrande maggioranza di coloro che poi devono far vivere quelle norme ogni giorno. Anche se le norme fossero le più belle del mondo, non possono funzionare se chi li deve applicare non le condivide. Facciamo ancora in tempo a cambiare rotta, facciamo ancora in tempo, stralciamo le norme sulle assunzioni, riapriamo un confronto vero con gli insegnanti, con gli studenti, con il personale, con le famiglie, facciamo in modo che vi sia una riforma condivisa. La scuola dell'autonomia senza condivisione non funziona, fermiamoci perché siamo in tempo. E l'obiettivo è chiaro, distruggere la scuola pubblica italiana, hanno un solo obiettivo, stanno facendo quello che neanche Berlusconi era riuscito a fare. Diciamolo come stanno le cose. È vero, c'è anche un misto di incompetenze in questo disegno di legge, c'è anche una buona parte di competenza, perché gran parte delle persone che ci hanno messo le mani sono persone che non conoscono il mondo della scuola, che non sanno com'è la scuola. Io sono un docente prima di essere un parlamentare e sono qui innanzitutto come docente più che come parlamentare, ma voglio testimoniarvi quello che sta accadendo lì dentro, perché vedete l'ipocrisia dei deputati del PD, perdonatemi questa cosa, ma l'ipocrisia dei deputati del PD che prima là dentro hanno votato adesso contro l'abolizione della chiamata diretta e ora qua vengono a dire che sono contrari al provvedimento, io non la tollero. Che non si vedeva da 30 anni probabilmente, e sono tutte una mobilitazione nel merito, non è strumentale. Chi non ha letto il provvedimento probabilmente sta nel ministero, non qui tra chi protesta lo conosce bene. Noi abbiamo lanciato un appello, anche noi saremo in piazza il 19 davanti al Parlamento, saremo sempre in piazza, perché ripeto, questo DDL si può bloccare soltanto da fuori, soltanto se il paese reale costringerà per una volta il Parlamento a fare quello che gli chiede l'Italia. Non molliamo. Bravo! Tutti, noi studenti siamo stanchi di riforme calate dall'alto, siamo stanchi di questo finto confronto pensato solamente per i giornalisti e per fare propaganda. Noi vogliamo momenti veri di confronto, vogliamo discutere di una vera riforma della scuola, vogliamo parlare di diritto allo studio, di una scuola inclusiva e includente, di una scuola che parla dei problemi degli studenti migranti, che parli degli studenti disabili, che parli dei problemi che hanno le nostre ragazze dentro le scuole. Vogliamo una riforma che risolva il problema dell'abbandono scolastico, che lo affronti, vogliamo una riforma che metta mano ai cicli di studi, che risolva il grande problema dell'orientamento. Tutto grazie. Io penso che sia una forma di rispetto essere qui, confrontarsi con voi, ascoltare la vostra voce. L'abbiamo fatto in tante piazze di questo paese, l'abbiamo fatto nel corso di una mobilitazione che non è stata parziale, ha riguardato una larga fascia della società italiana, non ha incrociato solo la condizione dei docenti, ma ha incrociato gli studenti,
le famiglie, le associazioni, tante donne e tanti uomini che chiedono sì una riforma della principale infrastruttura civile di questo paese, perché vogliono chiudere la partita quanto prima, la vogliono chiudere oggi sulla vicenda del dirigente scolastico, la chiuderanno domani su tutto il resto, per cui è importante far crescere una mobilitazione anche rispetto al passaggio del Senato. Terzo e chiudo. Ho ascoltato nel corso degli ultimi giorni tante cianfrusaglie ideologiche che giravano all'interno del dibattito parlamentare. Il merito, il merito, il merito. Giusto. Il merito è la carta nelle mani dei poveri per essere migliori, per potersi affermare alla vita. Ma di quale merito parliamo quando i docenti non vedono confermato e attribuito il loro contratto di lavoro da 7 anni che è bloccato? Di quale merito ci troviamo invece di fronte a una rottura di un patto di cittadinanza? E il Parlamento tra la scuola e il governo, tra la scuola e la Repubblica. Noi vogliamo lavorare per ripristinarlo e chiediamo al governo di ripensarci. Non servono le finzioni, serve ricominciare da capo, stralciare la norma sui precari e riscrivere da capo la riforma della scuola. Grazie. Non sono una parlamentare, sono una semplice insegnante ed è quello che voglio dire. Semplice insegnante, mi sembra già abbastanza, perché la scuola la facciamo noi insegnanti, con tutto il rispetto dei parlamentari e dei segretari dei vari sindacati che hanno parlato, ma la scuola, le problematiche le conosciamo noi, lo sappiamo noi che viviamo quotidianamente nelle famose classi pollaio, che viviamo a contatto con bambini problematici che adesso ce li fanno chiamare BES, DSA, ci siamo sempre fatti carico, senza che ce l'abbia imposto nessuno, ma per puro spirito professionale di questi bambini. Quindi PDP o non PDP imposto, per i non addetti ai lavori, i piani personalizzati ai bambini, glieli facciamo, lo facciamo tutto sulla nostra pelle.